Sì? Chi ha bussato? Un giovane di nome George vorrebbe farti visita. Può entrare? Soltanto se si toglie le calosce infangate. George, togliti le calosce e poi puoi andare nella casa sull'albero. Chi ha bussato? George! Sì, chi ha bussato? Sono la mamma. C'è posto per degli altri ospiti? Devi prima dire la parola d'ordine e dopo puoi entrare in casa. Ho capito. E quale sarebbe la parola d'ordine? Avvicinati, devo dirtela all'orecchio. La nostra parola d'ordine è il gran pancione di papà. Però niente male. Parola d'ordine. Il gran pancione di papà. È giusta! Il gran pancione di papà. Trovo che sia una frase niente affatto divertente. Mamma, prima di entrare in casa, ti devi togliere le calosce. Ma certo! Anche per papà c'è posto. Devi dire la parola d'ordine, papà. Potrei avere una parola d'ordine diversa, per favore? No! Oh, d'accordo, va bene. Il gran pancione di papà. Esatto! Adesso puoi entrare, papà. Vieni, ma togliti le calosce. Per quanti sforzi faccia, non riesco a passare dalla porta. È perché hai la pancia troppo grossa, papà. Ho trovato! Il papà può entrare passando dal tetto. Peppa, George, la mamma e il papà ora sono tutti nella casa sull'albero. Che cos'è questo strano rumore? Peppa! George! Presto, venite in casa! Mamma, c'è stato un forte rumore! Era un tuono, Peppa. Questo significa che ci sarà un bel temporale con tanta pioggia. Presto, in casa, prima che si metta a piovere! Niente panico, mamma. La pioggia è ancora lontana, almeno per un po'. Il cielo diventa sempre più scuro. Si avvicina un temporale. Peppa, George, avete portato dentro tutti i vostri giocattoli? Dinosauro! Bene, il signor dinosauro è salvo. L'orsacchiotto! Ho lasciato l'orsacchiotto in giardino! Si bagnerà! Non preoccuparti, Peppa. Papà salverà orsacchiotto. Meglio che ti sbrighi, papà. Sta per cominciare a piovere. Io so tutto sui temporali, mamma. Non pioverà ancora per molte ore. Come pensavo. Ci vorrà parecchio tempo prima che piova. Povero orsacchiotto. Guarda, si è bagnato tutto quanto. Sì, povero il nostro Teddy. Asciughiamolo, presto. Povero il mio Teddy. Ecco fatto, piccolo orsacchiotto, sei asciutto. Non pensate anche al vostro povero papà. Guardate, anch'io sono tutto zuppo. Oh, scusa, papà. Adesso ti asciughiamo. Ecco fatto, papà caro, sei asciutto. Oh! Sta piovendo in casa, papà, guarda. Il papà prende dell'acqua saponata per lavare la macchina. Il papà lava il tettuccio. La mamma lava il cofano. Peppa lava gli sportelli. George vorrebbe lavare i finestrini, ma è troppo piccolo. Povero George, lascia che ti aiuti. Oh no, a George è caduta la spugna in una pozzanghera. George, stai infangando di nuovo tutta la nostra macchina.
Lo tolgo io il fango. No, Peppa, non usare! Quell'acqua è sporca. Oh, no. Peppa ha buttato tutta l'acqua sporca sulla macchina. Oh. Non importa. Possiamo usare il tubo del giardino per pulirla di nuovo. Sì, sì. Posso tenere io il tubo. Peppa tiene il tubo e il papà apre l'acqua. L'acqua non arriva. Ah, Peppa, smettila! Scusa, mammina. Papà, chiudi subito l'acqua, per favore. Sì, la chiudo, la chiudo. Poveretti, sono tutti bagnati. Almeno la macchina è lavata. Ci siamo tutti lavati. Questi spaghetti sono veramente deliziosi. I più buoni che abbia mai mangiato. Si vede proprio che voi due siete fratelli. Uguali in tutto e per tutto. Che cosa intendi dire? Siamo completamente diversi. Io e i miei due cuginetti stiamo preparando uno spettacolo di burattini. Ottima idea! Quando è pronto, chiamateci! Ci vediamo dopo! Uno spettacolo di burattini? Sembra divertente. Ho il tempo di mangiare ancora un po' di spaghetti. Ne vorrei anch'io un'altra porzione. Lo spettacolo di burattini sta per cominciare. Buongiorno, io mi chiamo Chloe. Io invece mi chiamo Peppa. Oh, è un dinosauro! Un dinosauro spaventoso! Oh! I miei complimenti, siete molto bravi! Bravi, Bis! Io sono lo zio Pig. Ciao, zio Pig! Buongiorno, Peppa! Ti assomiglia moltissimo! Ho paura di essermi riempito troppo la pancia oggi! Ma che bella mangiata! Zio Pig, anche oggi crollerai a dormire e ti metterai a russare come sempre? Che cosa intendi dire? Mio padre dice che dopo pranzo crolli sempre addormentato e russi ad alto volume. Così, guarda. Tuo padre ha ragione. È vero che russo così. Che ti avevo detto, caro? Non avresti dovuto dire quelle cose dello zio. Io non penso proprio che il papà e lo zio ti stiano ascoltando, cara. Il papà e lo zio si sono addormentati. Si vede proprio che sono fratelli. Cosa è successo? Lo spettacolo di burattini è già iniziato? Probabilmente dovrei fare un po' di ginnastica. Sì, papà caro. Beh, inizierò da domani. Caro, se vuoi farlo davvero devi iniziare subito. Oh. Sta tranquillo, papà, sarò la tua allenatrice. Va bene. Peppa, hai il compito di rimettermi in forma. Da cosa cominciamo? Prima devi fare un po' di flessioni a terra, vai. Facile. Uno. Due. Molto bene, papà. Ora devi farne come minimo 155. 155? Certo! Avanti, bambini, aiutatemi a preparare il pranzo. Vi do una mano anch'io. No, papino, tu devi fare 155 flessioni, ricordati. Oh, uno, due. La mamma, Peppa e Giorgio sono in cucina a preparare il pranzo, mentre il papà non ha ancora finito le flessioni. Papà se la sta cavando molto bene. 10. Sì. 11, speriamo solo che non sia troppo 12, duro per lui. Vado a controllare. 13. 14. 15. 16. 17. Papà! Sei un imbroglione. Dovevi fare le flessioni a terra, però. C'era un programma interessante in televisione. Brutto cattivone. Può darsi che papà abbia più successo a pedalare sulla mia vecchia cyclette. Ah, mi sembra un'ottima idea. Così potrò pedalare e contemporaneamente vedere la televisione. È un
un'impresa impossibile. Questa cicletta è troppo rumorosa, non si sente la televisione. Dobbiamo trovare un esercizio adatto a te. Ideona! Puoi farti un bel giro sulla mia biciclettina. Giusto! Penso che una bella boccata d'aria ti farebbe bene. Il papà sta per fare un giro sulla biciclettina di Peppa. Papino, quelli sono i pedali. Qua ci sono i freni e questo è il campanello. Sì, grazie, Peppa, lo so. Ciao, ciao!